Ciao a tutti ragazzi, io sono Matteo Valenza. Oggi ancora un video con Hyundai Ioniq, ma questo è un video diverso. Oggi parliamo di Arisa Test. Perché ridi? Non lo so, cosa devo fare? Leggi il foglio, di cosa c'è scritto. Ciao ragazzi, sono Arisa Soap. No, non c'è scritto quello. Allora, cosa devo fare? Fa partire la macchina, mettere in carica la macchina, usare il navigatore per andare a Roma, collegare il telefono via Bluetooth, usare autopilot. Ok. Ovviamente io ragazzi non farò assolutamente nulla, anzi starò per la maggior parte del video fuori dall'auto. Posso, al freddo. Ma posso chiedere per aiutare, ma dai. Facciamo che ci sono al massimo tre aiuti. Al massimo tre aiuti, ragazzi, va bene? Nel frattempo ragazzi io mi sono messo la cuffia, il giubbino e tutto il resto perché ho paura che staremo qua a lungo. Ok amore, vai, è tutta tua. Allora apro, entro. Entro. Allora. Come si fa? Allora. Prima devo fa partire la macchina. Quindi. Ma. Scusa, Ma chiavi? Ma che io le devo mettere? Allora, cintura prima, poi allora devo cercare. Ah, c'è lì. Stop. Penso questo. Eccola. Adesso. le chiavi? Devo appoggiare? Ma dov'è? Come si fa? Ma devo fare. Ah! Ok. Ok, adesso la macchina accesa. Quindi devo partire, però questa è la macchina automatica. Allora, che punto devo per andare? Qual è? Che mannaggia, cavoli. Di davanti, mi penso. Non va. Di non va. E davanti quale? Questo dietro. B. N no. N cos'è? Non va. Ma qual è? Va davanti. D, davanti. No. Ah, parte! E
bravissima, ce l'ha fatta. Adesso parte. Yeah, 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 yeah. Sinceramente non credevo che ci mettesse così poco ad accendere la macchina. È stata più veloce di me. È stata più veloce di me. Se non l'avete visto, ragazzi, vi lascio il video in alto a destra delle mie prime impressioni e anche il video della recensione. Allora, quindi come ferma? Oh, no, no, ancora vado avanti, mamma mia, break, break. Allora, P. E poi, che cosa devo fare? Mettere carica la macchina. Ragazzi, come si fa? Devo aprire la baule? Sì. Quindi baule. Vabbè, si può aprire la baule. Mamma mia, allora, baule dov'è? Posso cercare Google? No, no. Non puoi cercare in Google. Ah no? No, dai, sei stata brava. Adesso sei partita. La macchina sei riuscita a farla andare. Adesso cosa devi fare? Oh, mettere in carica. Mettere in carica, esatto. Devo aprire la baule? Sì. Il cavo dove sarà il cavo della carica? Dietro. Quindi? Ma... cioè, la puzzata dov'è? Boh. Che cattivo, Matteo, cattivo con me sempre. Si perde in un bicchiere d'acqua perché, ragazzi, il pulsante del baule è dietro. Cioè, il baule si apre da dietro, punto. In tutte le macchine è così. Dai, vediamo se vuole l'aiuto. Allora, devo cercare... baule. Questa macchina Hyundai Ioniq, tutto elettrica, elettronica, tutto. Mi fa difficile adesso, prima volta che provato. Allora, devo cercare per aprire la baule. Mi sembra che c'è qui. C'è scritto in inglese hall. Devo uscire. Quindi devo uscire. Mi sa che ha capito che deve scendere dalla macchina. Posso chiudere? Hai le chiavi? Sì. Mi sa che non hai spento la macchina per quello. Ma non va? Perché non va? C'è hall? Se scherzi? Perché? Ma dai! Perché cosa devo fare? Tu come fai a aprire il baule della tua macchina di solito? Con le chiavi. Sei sicura? Metti dentro la chiave nel baule? No. Ecco. Consideriamo questo come il primo aiuto, eh? Questo è il primo aiuto usato.
Ma dai. Poi devo prendere il cavo? Eh sì. Qua? Sì. E devo mettere qui. Non mi apre. Quindi cosa devo fare? Mannaggia. Mannaggia. Ma dai, dov'è? Però si può dire che sia un po' stronzo, devo dire, però vabbè, dai, si fa per ridere, no? In realtà è per testare l'usabilità e l'accessibilità di Hyundai Ioniq, per capire se anche senza leggere il libretto di istruzioni è immediato l'utilizzo di un'auto elettrica Hyundai Ioniq. Ma come si può aprire la porta di carica? Com'è? No, questo no. Ce la faccio. Allora, questo! Questo! Come si gasa quando ho vinto? E apro. Che c'è due? Sono sicura. Ale! E anche il secondo punto ce l'abbiamo fatta. Allora. No. No, non è ancora chiuso. Aspetta. Già? Aspetta, devo concentrare. Rimetto questo. Devo chiudere baule. Devo riaprire qua. E devo chiudo. Ah, ho sbagliato. Ah. Sì. Adesso cosa devi fare? Adesso con le usare Nevica per andare a Roma. Bene. È tutto tuo. Vi su la mappa. Edifici 3D. Dai. Provo. Info. Cioè, i fotografi, il posto nevica, home, allora, cercare nevica. Sì.
E questo nevica. Cioè, nevica. E poi? Nome? Nome poi? Italia. Andiamo. Roma. Ok. Via. Inizio della navigazione. Yeah. Vabbè, tecnicamente non doveva utilizzare il point of interest, ma l'indirizzo. Però va bene. E me è nevica. Va bene. Sono andato nevica, eh. E adesso cosa c'è? Collegare in telefono via Bluetooth. Oddio. Mamma mia. Bluetooth, ragazzi, Bluetooth. Allora, Bula. Perché era Bluetooth. 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 Allora, Bluetooth con come si chiama questa? Questa come si chiama Bluetooth? Bluetooth. Hello Bluetooth, dov'è? Bluetooth. Quale? Abisciato 6? Oh no. Set up. Vai set up. E vedete, date rete, mi sembra. Oh no. Dov'è Bluetooth? Dov'è Bluetooth? Wi-Fi? Cioè? Ma informami tu? Cioè? Bullying? No, Bluetooth? Allora, via. Menu? Mami. Menu. Mami. Connessione. Ahia! Bluetooth questo. Connessione. Bluetooth. Allora, aggiungere nuovo. Ricerca anche il mio telefono. Sì. Perché non è ancora arrivata? Perché non è ancora arrivata? Volkswagen sono arrivato. E lui non è ancora arriva. Perché? Bluetooth. E va questa.
lo usiamo come secondo aiuto, eh. Le ho mosso la mano sulla impostazione giusta. Allora, ma va qua. Bluetooth on. Non è che forse devi cercarlo sul telefono?9 9 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
mi connetto. Yay! Proviamo a renderlo interessante, provi a telefonarmi. Allora, io già connesso questo. Sì, quindi basta, no? Se schiacci disconnetti poi non si connette più. Devo tornare. Poi devo devo schiacciare questo. Ok, Google. Giusto? No. Ma non è con Google. Chiama Matteo. Non va? Qui c'è il pulsante, mi sembra, la bocca apre. Chiama Matteo. Sono presenti più risultati. Quale vuoi chiamare? Matteo. Non ho capito quello che hai detto. Ripeti il comando. Chiama Matteo. Non ho capito quello che hai detto. Ripeti il comando a voce più alta e più lentamente. Chiama Matteo. C'è troppo rumore di fondo. Premi nuovamente il pulsante e riprova. Pronuncia un comando. Chiama Matteo. Vuoi chiamare Matteo al cellulare? Sì. Funziona. Yeah! Bravissimo. Mi sembra che abbiamo finito. Oddio. Usare autopilot. Ma come si fa? Autopilot. Oppure sbagliato cinturali. Le auto. Auto qui. Né autopilot. C'è scritto auto. No, quello è il climatizzatore. Ma c'è scritto auto? Allora, autopilot. Non autopilot. Autopilot. Ma questo autopilot. Ma autopilot devo partire prima? E mettere autopilot? Sì. One eternity later. Tra 200 metri uscire dalla rotatoria alla seconda uscita. Dov'è? Che il navigatore ti sta portando a Roma, Ah sì? Sì, l'ho impostato prima. Devi seguire il navigatore. E la chiave? Bene ragazzi, la risa test diciamo che è andato abbastanza bene. Abbastanza così bene. Così, così dai.
Sì, insomma, più o meno. Comunque, se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, lasciate un like e anche un commento. Poi, se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale e ditemi se volete vedere altri a risa test. Ciao!